Salve gente, sono Jack Gaming Knowledge e benvenuti in questo video di Bloodborne. Allora, sono tornato qui, abbiamo un bel po' di echi del sangue. Qua abbiamo anche German. Vediamo un po' come funziona. Ecco qua. Ok. Allora, aspettate, abbiamo trovato un nuovo oggetto. Oh, questo oggetto permetteva delle... Ah! Ah, non dobbiamo consegnarlo, automaticamente possiamo utilizzarlo. Ok, wow! Perfetto. Va bene, vediamo un po'. Possiamo mettere queste cose stupide, potenza di attacco fisico più 1,1%, ma... Mamma mia! Beh, sì, passa da 100 a 101, tipo. A 100, a 111, perché ora abbiamo 101 più 9. Si aggiunge un più 10 invece che più 9. Recupero continuo PV più 1. Wow. Potenza fisica in punto di morte. Questa gemma non serve a niente, completamente. Ma poi una volta che le metto, posso anche toglierle? Beh, penso di sì. Perché mi pare che le armi si trovavano una volta e basta. Giusto? Vediamo un po'. Deposito 0 su 1. Posso averne una e una nel deposito. Quindi sì, credo che le gemme poi si possono togliere. Vabbè, sarebbe assurdo. L'ho impostata? Ah, posso disequipaggiarle. Ah, ok. Molto semplice. Ok, adesso avremo un recupero continuo dei PV. Perché posso rinforzare solo questa? Le armi iniziali non si possono... Questa non si può rinforzare? Non capisco. Forse... Il fatto che sono scure significa che non sono disponibili? Vabbè. Per adesso va bene così. Lo scudo potrebbe servire. Boh. Comunque. Allora, ripariamo le armi. Anzi, no, prima rinforziamola. La posso rinforzare, sì. Ok. Credo che queste pietre, frammenti di gemelli di pietra del sangue... No, frammenti normali di pietre del sangue si troveranno, insomma, andando avanti, quindi li utilizzo, va, non voglio essere un po' come al solito, troppo esagerato. E sì, rinforzandola poi si ripara automaticamente. Ok. Ma in giro non abbiamo altro. Preferisco usare gli oggetti, va. Credo sia meglio. Per quanto riguarda l'acquisto... C'è roba nuova. Ecco, questo lo voglio comprare. Forse potrebbe servire perché c'era un cancello, mi pare, c'era scritto che serviva qualcosa. Forse già l'abbiamo trovato il cancello che si può aprire, non lo so. Ok, con quelle 4000 anime Molto bene, dovremmo lasciami. riuscire a fare almeno un livello in modo tale da, ok, poter equipaggiare la Kirkhammer. Oh. Addio. Infine, in realtà, forse ho delle cose là di sangue da utilizzare? No. No. Va bene. Eccoci qua. Ho cercato informazioni riguardo la spilla rossa, di Viola. E riguardo la missione della bambina, e mi sono letto sulla wiki informazioni su quella missione, scoprendo cose che non mi sono piaciute. Mi sa che le missioni su Bloodborne sono un po' a caso e molto intricate e difficili, molto randomiche, esattamente come quelle di Dark Souls in generale, insomma. E questa cosa la si evince da quella missione della bambina, in quanto praticamente ci sono cose veramente strane.
Perché, vabbè, intanto la spilla le si poteva anche non dare. E poi dopo un pochettino la bambina sarebbe scomparsa. O almeno questo è quello che ho letto. Esattamente come è scomparsa dopo che gli abbiamo dato la spilla. Oh, praticamente dopo aver fatto questo, dopo averle parlato, poi troveremo un nastro dal porco. Non era qua? Ok, qua è un dispositivo. Il porco topo che c'era là sotto, tipo alla fine delle fogne, ci dropperà un nastro o qualcosa del genere. Ma siccome io quelle parti le ho fatte prima, no? Chi cazzo me lo fa capire? Come mi può venire in mente che devo andare da quel porco per prendere quel nastro? Poi il nastro si deve riportare nella finestra dopo aver battuto qualche nemico, qualche boss, non mi ricordo. Non ho fatto molto caso ai nomi. Ho cercato di non guardarli troppo bene. E dopo che si sarà fatto questo, le si può dare di nuovo nella finestra, dove troveremo la sorella della bambina. Cioè, tutte queste cose come cazzo mi devono venire in mente? Io ho visto che non c'era più nessuno alla finestra, basta. La bambina è morta alla fine da sola. E questo è quello che avevo pensato. Come fa a venirmi in mente qualsiasi altra cosa? Boh. Quindi insomma, missioni secondo me un pochettino a caso, non mi piace molto questa cosa. E quella qua. Forse serve qui quel nastro. Sì! Bellissimo! Perché nella registrazione avevo visto che c'era scritto... Ah, avrei potuto anche aprirlo in maniera normale. Cosa ho ottenuto venendo qua? Cazzo. È pericoloso sto lanciafiamme. Sta cazzo di mira di merda che colpisce solo col primo solo col primo colpo, vaffanculo. Tranne che io tolga il lock praticamente. Oh mio Dio. Allora, ci sono altre zone ancora da esplorare indietro. Quindi ora credo che mi sposterò comunque indietro. È uno shortcut in generale che porta chissà dove. Vediamo prima qua. Ok, questo non ha... Miriamo in basso, affanculo. Palle! Ah, volevo colpirlo, ma ero senza stamina. Ok. Non so se l'ho colpito e basta, oppure l'ho colpito perché ho abbassato la visuale io. Questa cosa è proprio brutta, brutta, maledizione. La gente chiacchiera. Oh, che aroma bizzarro. Ma lo preferisco di certo al fetore del sacco. Cosa c'è, Du? Durante la caccia non lavoro. Non vorrei rovinare la tua reputazione. Cos'è, un bordello? È un bordello. Questo non è posto per donne, non vorrei rovinare la tua reputazione. Ma che problema c'è ad essere presi per lesbiche o per bisessuali? Tu, qualcuno da fuori che si unisce alla caccia? Che vuoi? Cosa c'è? Pensi che io sia una belva? Beh, allontanati dal mio castello. Castello? Quale castello? Ah, cosa credi che sia? Beh, io non mi diverto, per... non ho nulla che vedere. Oh, ne ho abbastanza. Oh, Tre dialoghi. Va bene. Quanto è forte questo? Poco. Questo poco, ma...
Questo potrebbe essere molto forte. Aggressivo senza dubbio. Merda. Grazie al nostro raggio d'azione. Possiamo cavarcela veramente, veramente bene. Ok. Questo tizio mi stava facendo lo status follia o sbaglio? Devo ricordarmi che con L2 posso fare le spazzate. Sia lode a te, sia lode e buona fortuna nella caccia. Sia lode e buon. Che palle. Mi danno fastidio tutti sti tizi qua nelle porte. Ok, vestiti della chiesa. Mi danno fastidio perché ci devi parlare 100 volte e non capisci con quali puoi interagire realmente. Merda. Mi era sembrato di vedere qualcuno qua, mi sono sbagliato. Cazzo! Facciamolo a pezzi. Oh cazzo! Veramente loro pensano che la malattia... Beh, forse è vero. Forse è stato qualche straniero, vaffanculo, a portare la malattia. Che cazzo è questo? Oh mio Dio, gli ho tolto solo 20? Beh... Oh mio Dio, solo 20? Perché? Oh mio Dio, a me fa paura, io lo ammazzo così. Tanto ne troverò altri. Minchia, solo 20, vuol dire che gli devo fare per forza il riposte praticamente. Minchia, solo 20. Comunque, volevo solo dare un'occhiata superficiale, ma siamo andati avanti, va bene. Le parti indietro le esploreremo dopo, non c'è problema. Ah. Va bene, lì si va da un'altra parte, cioè ci si arriva da un'altra parte. Questa è la zona centrale, là c'è il cancello, da dove sono arrivato io. Ok. Il guardiano di Birgenwert sorveglia il cancello con una parola chiave, il sacro adagio della grande cattedrale. Un guardiano sorveglia il cancello con la parola chiave? Chissà se questa parte si faceva al contrario. Cioè se io sarei dovuto arrivare lì praticamente da qua sotto e poi aprire il cancello. Boh. Qua posso scendere. No, non potevo arrivare qua. No, 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 no. Ok. E posso scendere poi sui tetti. Ah, ok.
Quindi siamo tornati indietro praticamente. Fantastico. Ok. Ottimo, ottimo. Qua sembra non ci sia altro. Ah, si poteva salire qua. Vabbè, ammazziamo sto cane stupido. Ok. Ah, ma sono oltre il cancello. Ottimo, va bene. Stiamo esplorando tutto in maniera molto buona alla fine. Abbiamo culo. Ciao. Cazzo. Bastardo. Merda, non sono riuscito a schivare in tempo. Ma perché? Che palle. Ma salgono? No, almeno questi no. Aspettiamo che qualcosa se ne vada, perché è un po' pericoloso. Posso colpirlo? Vaffanculo. Perché è tutto storto? Ok. Allora, questo l'abbiamo eliminato. Poi. Allora. Questo è tornato indietro. Vaffanculo. Evoca Enrit. Ed è rosso, non è che mi attacca? Ok, abbiamo trovato uno shortcut. Grande. Ah, si aprono tantissime altre strade. Vabbè, evochiamo sto Enrit. Ho consumato un punto intuizione. Ciao. Ah, la Kirkhammer o un'arma simile. Ok, Enrit, dove andiamo? Vabbè, iniziamo da qua sopra, va. Poi magari da qua stesso possiamo tornare indietro. Ah. No, dai. Forse finché non salgo non può salire anche lui. Ah, ecco. Fantastico. Ok. Da qua ci lanciamo in altri tetti. Ma... oh cazzo, stavo cadendo. Serve a qualcosa? Non mi sembra ci siano oggetti. Ah, qua in giro non c'è nulla, quindi... da qui insomma bisogna saltare. Ok, Enrit, spero tu sia bravo a saltare. Sì, se la cava. Yeah, che bello. Passeggiatine sui tetti. No, vaffanculo, volevo saltare sopra il caminetto.
trovato un cappello nero, quindi non un set intero, la prima volta mi pare che non trovo un set integro. Ah, stiamo scendendo praticamente. Ho staccato un secondo, che mia madre mi chiedeva come volevo la pasta. Ok, ma a che cazzo è servito? Forse mi sono perso qualcosa qua. Ah, vero, c'era un oggetto, va bene. Errit, togli dalle palle. Yeah. Ok. E vabbè, visto che siamo qua, Errit, andiamo a esplorare indietro, va. E quindi. No. Errit, sei una pippa, gli hai fatto l'attacco caricato, gli ho tolto 48. Vaffanculo. Non credo che sono troppo potente io. Alla fine non è che ho farmato. No. No, ma dai. Ok, Errit, torniamo nell'area di gioco normale. Anche qui, come in tutti i cazzo di Dark Souls di merda. Ma dove... No. Ha visto i corvi. Vabbè, approfittiamone per provare questa nuova arma. Allora, vediamo. Spada, martello. Oh mio Dio. Mi sembra che ha fatto un danno molto elevato. Cazzo, bellissima. Ok. Qua non c'è nulla. Iniziamo salendo queste scale. Ok, abbiamo anche qua la spazzata. Aiuto. Sì, addio Henry, è stato bello conoscerti. Merda, è troppo lenta. No. Oh mio Dio, sono vivo. Sono vivo. Devo aiutare Henrit. Ok. Almeno uno è morto. Henrit è rimasto paralizzato. Il nemico se la sta prendendo con me. Non gli faccio un cazzo. Bellissimo. Devo ucciderlo prima che uccide Errit. Vabbè che tanto si è buggato. Ok. Errit, tutto a posto? Si è sbuggato? Boh. L'intelligenza artificiale degli NPC fa proprio schifo. Va bene, qua abbiamo questi due punti dai quali buttarsi di sotto senza motivo valido apparente. Va bene, quindi di qua si continua. Secondo me, ovviamente, di qua si va avanti. Però continuiamo. Magari trovo una bella lanterna. Anzi no, sicuramente ci sarà un bel boss. Oh oh. Vabbè, mi avvicino ad Henrit, va. Visto che non fa un cazzo. Porca troia. Oh, si è svegliato. Ci attacchiamo insistentemente insieme, no? 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 Questo non si destabilizza. Merda. Oh mio Dio, se mi colpiva morivo.
è esploso o gli ha sparato una Molotov Henrit? Nella mia testa pensavo, ma poi si chiama Henrit? Sì, si chiama Henrit, almeno non ho sbagliato nome fino adesso. Beh, se qua dietro c'è un boss, potrei affrontarlo con Henrit e poi dalla lanterna tornare indietro ed esplorare le parti che mi mancano. Non sarebbe male. Certo che rispetto alle parti iniziali, se veramente lì c'è già un boss e una lanterna, è molto più semplice. Le parti iniziali erano molto, molto più ampie. E le lanterne erano veramente lontane. Ok, da qua ci possiamo lanciare in altri tetti? No? Sì. Ok. No, cellacci brutti. C'era un motivo valido per salire qua? Che cazzo? Cos'è quello? È un cacciatore? Ma là c'è un altro tetto. Ma sto combattendo. Sta combattendo con Henrit. Geronimo! Vaffanculo! Cambio di arma. Martellozzo della morte. Ma l'ho colpito con l'onda d'urto? Ma quanto cazzo di energia aveva? Oh oh, minchia, oh, ma è potentissimo. Questo qui se non c'era Henrit mi faceva a pezzi. Cazzo, cazzo. Madonna. Ho schivato due colpi e entrambi mi avrebbero potuto uccidere. Carta del fulmine. Sarà un oggetto per potenziare l'arma col fulmine, come i pacchi. Affanculo, cosa c'è qua? Oh mio Dio, un altro. Però forse sono potenziati perché ho evocato Henrit, chi lo sa. A me è un'arma fucile. Cazzo quanto mi ha tolto. Il fucile, c'è qua il guizzo coso, essendo molto lento, mi costringe a cercare di prevedere quando l'avversario attaccherà. Cioè, ma se ero da solo come li ammazzavo questi? Forse siccome ho evocato Henry hanno più energia, boh. Thank you.
No, merda. Ho fatto morire Enrit. E vabbè. Se non facevo il coglione potevo eliminarlo. Mi sono messo a usare qua ste armi stupide. Ma che cazzo di posto è questo? Benedicici, benedicici. Benedicici, Vaffanculo, benedicici, benedicici, sta minchia. Ok, altri percorsi. Discese, ma dove cazzo sto andando, Madonna? Morte? No, aiuto! No! Vabbè, meno morte di quello che pensavo. Benedicici, benedicici. Sì, vabbè, affanculo. Allora, prima di avanzare, lanciamoci nell'altro tetto. Madonna, quante cose che ho indietro. Io non avanzo mai in questo modo, ma che devo fare? Non si ha veramente idea. Cioè, poi parlano di Dark Souls 1 che era intricato, che era bello. Non è niente Dark Souls 1 in confronto a questo. Cioè, qua veramente non si capisce niente. Ma non lo dico però in senso negativo, attenzione. Cazzo, cazzo. No! Fanculo. Non ci vorrebbe nulla ovviamente a tornare indietro e a esplorare meglio le altre zone. Sono io che mi sto lanciando in avanti, diciamo in maniera avventata. Ma c'è un'ombra o sbaglio? C'è un'ombra a terra. Vabbè, allora. Qua le cose sono troppo intricate. Intanto eliminiamo sto coso prima che ce lo dimentichiamo. Ok. Sempre tre ne danno. Mi era comparso di premere A? No. Ok, adesso prendiamo quest'altra strada. Che secondo me mi porterà. Ok. Di nuovo alla stessa parte in cui ero prima. Esattamente. Perfetto. Oh, e con questo credo. Ah, tra l'altro c'erano dei bastardi che mi avrebbero sparato dall'alto. Guarda qua. Allora, io mi equipaggio. Vaffanculo, sbaglio tasto. Ok. Ok, calma. Ci sono altri oggetti? Sembrerebbe di no. Allora, calma. Togliamo queste, rimettiamo questa qua. Ecco, perfetto. Ora come cazzo faccio? Via! Ok. Ok, devo attaccare subito. Merda! Perfetto. Oh, e da qua posso tornare sopra. Va bene.
Mi pare che sopra non ci sia altro. Ok, qua c'è un altro bastardo. Qua dietro qualcuno che mi vuole fare un'imboscata? No? Minchia, sto finendo le fiaschette qua, le fialette, porca puttana. Dai, attacca. Due cose ci sono, wow. Minchia, sbaglio sempre tasto, che rabbia. Un po' di calma e sangue freddo. Sti cosi si ammazzano veramente facilmente. Qua c'erano due merde. Dopo ricarichiamo e le eliminiamo. Ma io dico una cazzo di come si chiama? Non sarebbe dovuta a questo punto una lanterna? Sicuramente qua c'è un boss. Ma manco si vede completamente. 22.000 anime? Col cazzo, io qua non ci entro. Va bene, ragazzi, questo video lo chiudo qua. Adesso ricarico, elimino queste due merdine. E poi ci vediamo nel prossimo video in cui torniamo indietro con calma, senza cercando di non morire, insomma. Continuiamo ad eliminare tutti i nemici che ci sono qua in giro e esplorare bene le zone, senza tornare alla zona del sogno, insomma, così non ricompaiono i nemici. E insomma, poi alla zona del sogno ci torniamo solo nel caso in cui dovessimo morire. Perché significherebbe che tutti i nemici sono ricomparsi. Quindi a questo punto, insomma, ci andiamo e livelliamo. Cioè, se muoio, mi riprendo le anime e ci ritorno e livelliamo un po'. Poi, dopo che avrò esplorato veramente tutto, tutto, tuttissimo, torniamo qua sotto e andiamo avanti. Perché sicuramente qua dietro c'è un boss. Solida Gaming and Knowledge. Frammenti gemelli mi ha dato? Sì, ok. Grande, quelle più potenti. Qua dietro ce n'era un altro.